Ciao ragazzi, buongiorno! Nel video di oggi andiamo a scoprire cosa c'è all'interno di questa scatola e poi andremo a realizzare un progettino assieme. Quindi, all'interno ci sono questi due box Betterly Free Time Offline, e queste sono delle box in abbonamento che ho pensato di utilizzare durante il mio tempo libero per rilassarmi, per dare sfogo a tutta la mia creatività, alla manualità, per passare anche del tempo in modo costruttivo e divertendomi con la mia famiglia. Ma sono delle box in abbonamento che servono anche per imparare, insomma, a realizzare qualcosa di nuovo e qualche tecnica nuova. Non è necessario nessun tipo di esperienza né nessun altro materiale per realizzare i vari progettini, e quindi penso che sia un'ottima box proprio per questo. Andiamo però a vedere prima cosa c'è all'interno. Allora, all'interno c'è un dépliant, una cartolina che descrive il contenuto della box, che noi andiamo a scoprire subito assieme. Poi c'è un libricino, e in questo libricino ci sono le istruzioni passo a passo per realizzare alcuni progetti. Ma continuiamo a scoprire cosa c'è all'interno della box, così magari riusciamo a capire meglio. Wow. Allora, all'interno di questa box troviamo una tovaglietta, poi dei timbri, uno con l'ananas e uno con la banana. Una spugnetta, un pennello grosso piatto, un colore per tessuti, della colla per decoupage, della pittura a gesso sia verde che nera, un pennello piatto, un foglio decorato e un vassoietto di legno. Ok. All'interno di questa box non c'è nient'altro, ma direi che quello che c'è è già abbastanza. Dunque, tornando a queste box in abbonamento, questa è soltanto una tipologia di prodotto, appunto, ce ne sono anche altre. Io ovviamente quella più pertinente per me è appunto questa, perché mi dà modo di imparare appunto quelle tecniche che ancora non so fare. Però coltivando appunto quelli che sono i miei interessi, e magari questa volta condividerli anche con la mia famiglia, perché non è una serie realizzata per gli esperti, ma per chi come me ha voglia di imparare qualcosa di nuovo. Ogni box è completa di tutto, quindi io direi che è possibile incominciare a realizzare un progettino. A me ispira tantissimo il vassoietto di legno e quindi credo che inizierò con quello. Però incomincio a leggere il libricino, la parte più importante della box, perché mi spiega. Ah sì, che bello, posso iniziare dal vassoio, perché appunto mi spiega e mi porterà passo per passo alla conoscenza appunto di queste nuove tecniche della realizzazione dei progetti che ci sono, senza aver bisogno di nessun altro aiuto esterno. Quindi andiamo a scoprire assieme il primo progettino e ad imparare insieme questa nuova tecnica, che io già credo di intuire che tecnica sia, ed effettivamente è una di quelle tecniche che io non so fare, infatti non l'avete mai vista nel canale. Prima però lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se invece volete interagire con me, lasciatemi un commento qui sotto, io rispondo sempre a tutti. Dunque, cosa mi serve? Il vassoio di legno, quindi metto a sinistra tutte le cose che mi servono. Alla mia sinistra. Poi
Poi la vernice di gesso verde, il pennello per la colla che è questo, il pennello piatto che è questo. Vedete, io già stavo sbagliando, ma sul libricino appunto ci sono tutte le immagini dei materiali che vi servono, quindi non potete sbagliare. Un foglio di carta per decoupage e la colla da decoupage, questa qua. Ok, il resto lo metto via. Cominciamo. Allora, vi dico, nel libretto c'è già scritto il tempo necessario che mi servirà per realizzare questo progettino, che è di 1 ora e mezza, escluso il tempo di asciugatura, e le tecniche che andrò ad utilizzare, cioè la vernice a gesso e il decoupage. Non vedo l'ora. Dunque, step by step, qui ci sono sia le immagini che la descrizione appunto dei vari step, quindi andando a leggere già riuscirò a capire cosa devo realizzarlo e come devo realizzarlo, e ci sono anche le immagini appunto che complementano perfettamente la descrizione scritta, quindi non posso sbagliare. Andando a leggere lo step 1, c'è scritto appunto che si inizia andando a decorare il vassoio, quindi partiamo. Non c'è scritto di utilizzare acqua, quindi io non la utilizzerò. Probabilmente la vernice è già pronta. Seguendo le mie manie vado a prendere prima quello sul tappo, mi dà proprio fastidio vedere la vernice sul tappo e quindi utilizzerò prima questa. La vernice è splendida. Vediamo se riuscite a vedere. Io cerco di colorare, sono un po' scomoda, ma così riuscite a vedere anche voi. Si stende molto molto facilmente. Poi il colore, devo dire, è tantissimo. Se non andrò ad utilizzarlo tutto per realizzare questi progetti, poi me ne rimarrà anche tantissimo per me. Wow! Mi piace davvero un sacco. Si stende in modo uniforme, senza fatica. Adoro, adoro, mi sta piacendo un sacco. È davvero rilassante utilizzare questa vernice perché appunto si stende molto facilmente e in modo uniforme senza nessun tipo di fatica. Non ha nessun tipo di odore questa vernice, quindi decisamente a suo vantaggio. Non, in effetti è a base d'acqua, quindi come piace a me. Credo che utilizzare il proprio tempo libero per realizzare qualcosa di creativo dia la possibilità alle persone intanto di staccarsi dalla solita routine, poi dà la possibilità di esprimersi, no? Per quanto riguarda i propri interessi, imparare qualcosa di nuovo, divertirsi con la famiglia in modo costruttivo. Poi è davvero di un'esecuzione così semplice che è adatta a tutte le età. Aiuta a staccare la mente proprio e a rilassarsi. Tutto questo senza stare online, quindi il tempo libero senza internet non ha prezzo per quanto mi riguarda. Ok, adesso questo immagino sarà da asciugare. Continuo a leggere il mio libricino e nello step 2 c'è appunto scritto: mentre aspettiamo che la vernice si asciughi, ritagliamo le foglie. Alla fine del libricino poi viene spiegata ancora di più nei dettagli la tecnica del decoupage, che è quella che sto imparando appunto io adesso, e spiega bene i materiali che servono in generale, quindi fuori dalla box, quello che poi si andrà ad utilizzare nel caso io volessi ricrearla per i fatti miei, quindi i materiali, il procedimento, gli strumenti e come realizzarlo in modo perfetto, insomma con tutti i trucchi, i consigli. Allora, qua ho le mie super forbici, il foglio e mi sto divertendo un sacco, mi sembra di tornare bambina davvero a fare tutte queste cosine qua. Comunque, siccome mi sento di consigliarvi questa box, perché già così mi sto divertendo un sacco, poi al lavoro finito probabilmente sarò ancora più entusiasta, e vi lascio sia qui che giù nell'info box
il link se volete abbonarvi a questa serie di box, perché credo che veramente vi possa piacere. A me sta piacendo un sacco e mi sento di consigliarvela. In più ho anche un codice promozionale da lasciarvi, quindi insomma, se volete, avete anche quello da poter utilizzare. Per sfruttare al meglio queste box sarebbe appunto più utile utilizzare l'intera collezione. In ogni caso, poi vi potete cancellare dall'abbonamento quando volete, in qualsiasi momento, ma poi mi sta già creando dipendenza e sono soltanto al primo progetto, quindi poi ogni volta che arriva una box è una sorpresa, perché comunque non si sa cosa c'è dentro. E quindi è come se vi arrivasse un regalo ogni volta. Bene, a questo punto passo al prossimo step. Quindi, quando la vernice asciutta iniziamo stendendo uno strato abbondante di colla sul vassoio utilizzando il pennello da stencil, se questo, e procedendo con piccoli tocchi. Allora, secondo quello che c'è scritto, questo è il procedimento. Contando che non ho ancora letto tutto il libricino, quindi se sto facendo qualche cavolata probabilmente c'è scritto dopo. Dovrei prendermi più tempo e leggermi prima il libricino, quindi magari se volete, il prossimo progettino lo posso realizzare con voi in un altro video e prendermi più tempo, perché oggi l'ho aperta con voi la box, quindi ok, credo che come strato abbondante di colla ci siamo. Allora, prendo sempre il mio libricino davanti a me. Allora, prendo la prima foglia, stendo uno strato di colla sul retro, lo posiziono sul vassoio e procedendo dal centro verso l'esterno, ripasso sopra altra colla, praticando una leggera pressione con il pennello per evitare la formazione di bolle d'aria. Allora, stendo un po' di colla sul retro, tanto ce n'è già una quantità infinita nel mio vassoio. Che bello sporcarsi tutte le mani, veramente mi sembra di essere tornata bambina, mi piace un sacco. Lo attacco sul vassoio e poi procedendo dal centro verso l'esterno, stendo un altro strato di colla, praticando una leggera pressione, sì. Ah, sì, sono andate via tutte le pieghette. Sono stata brava. Mi sto divertendo. Devo dire che ci sto veramente, veramente prendendo gusto. Wow, sembra che io sappia fare questa cosa da sempre. In realtà la sto imparando adesso. E voilà! Credo che il risultato finale non sia male. Mi sta piacendo un sacco, adesso devo far asciugare la colla, immagino, però intanto continuo a leggere cosa c'è scritto. Allora, continuiamo a incollare le foglie una dopo l'altra, sovrapponendole in modo da creare una composizione armoniosa. Ok, però a me piace così, non voglio metterne troppe, mi sembra più elegante, quindi terrò questa composizione qua, anche se non è perfetta, però mi piace così. Poi, ultimo tocco, la finitura. Prendiamo il pennello piatto e stendiamo uno strato di colla sul vassoio. A questo punto non ci resta che lasciare asciugare bene il vassoio. Poi disponi le foglie come vuoi tu, non ti serve avere chissà quali capacità artistiche, l'importante è non dare limite alla tua fantasia. Scegli le foglie per tipo, disponile solo negli angoli oppure in fila, alla fine è quello che ho scelto di fare io, e crea il tuo jungle style. Intanto vado a realizzare lo strato di colla per rifinire il mio progettino finito. Ok, aspetto che si asciughi la colla, intanto faccio le mie considerazioni finali di questa box. Mi sono divertita un sacco, mi è piaciuto un sacco, il tempo è volato, sono riuscita a realizzare qualcosa di nuovo che fino a stamattina non sarei riuscita a fare perché non avevo la più pallida idea di come si facesse.
Il libricino è stato assolutamente la mia salvezza, è stata la cosa migliore della box perché grazie a questo ho imparato una tecnica nuova che è appunto quella del decoupage, ma soprattutto non ho avuto bisogno di andare a cercare come fare o di chiedere come fare perché qui c'è scritto davvero tutto passo dopo passo ed è adatto a me, al mio livello di esperienza che è praticamente zero di questa tecnica. E ne sono molto 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 felice. Credo che sia la box migliore per come è strutturata e per come è fatta, per quello che c'è all'interno, migliore che io abbia provato. La terrò molto in considerazione anche come idea regalo e penso che piacerà un sacco anche voi. Vi lascio qui sotto nell'info box il link per l'abbonamento, lì ci sono tutte le informazioni di cui avete bisogno. Vi lascio sotto anche il codice promozionale, se volete utilizzarlo avete un motivo in più per provarle. Io non ci guadagno niente, ci guadagnate soltanto voi, quindi se non sapete come passare anche le prossime vacanze potete utilizzare queste box, potete divertirvi con la vostra famiglia o potete rilassarvi da soli. Imparando cose nuove, quindi utilizzando il vostro tempo in modo più costruttivo. Ma è arrivato il vostro momento, ditemi cosa ne pensate di questa box, cosa ne pensate del progettino che ho realizzato io. Fatemi sapere anche se volete realizzare con me altri progettini della box, perché lì ne ho un'altra da aprire. E soprattutto in questa box c'è anche un altro progettino che no, non è questo, sono questi. C'è un altro progettino che ancora non abbiamo realizzato, quindi fatemi sapere se volete realizzare con me altri progettini. E ricordatevi, se proverete a realizzarli anche voi, di condividerli con me sui social. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Vi mando un bacio. Ciao!